Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Questo è l'esercizio numero 48 tratto dal mio metodo Easy Slap, uno slap dove si imposta appunto il suono di pollice in slap strappato, ma andiamo anche oltre, facciamo delle tecniche ancora più elaborate. Tipica è questa che viene chiamata flamenco slap. Nel flamenco slap noi colpiamo con il dorso delle unghie percutendo le corde, di qua stoppandole senza schiacciare una vera e propria nota, creando questo effetto percussivo. Allora, in questo esercizio abbiamo tre tipi di suoni, andiamo a vederlo anche con la partitura che trovi lì sotto. Praticamente il primo è un hammer, quindi noi abbiamo un sol al tasto 5 corda di re da prendere in hammer, cioè soltanto con la mano sinistra. Deve scendere bene a martelletto in maniera secca. Il secondo suono è quello FL, quindi flamenco, vado a colpire 2/3 corde, stoppandole di qua. Quindi io ho appena suonato il sol, 1, 2. Il 3 sarà uno strappato, quindi pluck, con l'indice sulla corda di sol. Di qua chiaramente devo stoppare, altrimenti mi esce una nota reale. Quindi inizialmente noi giochiamo con questi tre suoni che andranno a fare, nonostante siano ottavi, però danno la sensazione di un terzinato pur non essendolo, perché poi facciamo quadrare il nostro 4/4. In pratica noi dobbiamo inizialmente fare questo 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Dopo andiamo a cambiare la nota, quindi facciamo prima il sol, poi fa, poi di nuovo sol. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, e dopo mettiamo ancora un re, quindi sol, fa, sol, re. Siamo sempre a tre note, quindi ragioniamo sempre a tre. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Se andiamo a vedere dalla partitura qua sotto, vedi, adesso te la faccio vedere con il mouse, noi abbiamo fatto 1 2 3, poi sul fa 1 2 3, sul sol 1 2 3. Qua siamo caduti nella seconda battuta. Ancora con il re 1 2 3, e poi vedi questo finale 1 2 1 2. Questo perché? Perché 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Gli ottavi devono essere 16 per completare un 4/4. Quindi in quel punto lì io avrò solo 1, 2, 1, 2. Qua dovrò spostare la mano, con l'1 vado sul sol, 1, 2, 1, 2. Ripeto, la velocità è sempre la stessa, quindi nonostante devo contare 3, sono sempre ottavi però. 1, 2, 1, 2, 3, è difficile contare 1, 2, 3, 4 qua, è molto più semplice contarlo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, e riparto. Portare su di velocità quanto vuoi. Proviamolo una volta insieme con la batteria lenta. Allora prendiamo un 75 di batteria. 2 3 4. E poi riparte. Portalo su di velocità, buon divertimento, buono studio, ci vediamo al prossimo esercizio.